Noi lavoriamo per raggiungere quei risultati che tutti si auspicano, ma i risultati, come ben sapete, questo è il mio pensiero e mai lo cambierò, sono frutto di un milione di infinite variabili e di conseguenza queste variabili non si possono controllare. E quindi di conseguenza se non possiamo dire vinciamo, perdiamo, pareggiamo, nessuno lo può sapere. E quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è impegnarci al massimo e cercare di fare le cose con più umiltà possibile, cercando di fare risultati in tutti i modi, cercando di proporre un gioco interessante, ma intanto tenendo conto che la categoria richiede prima i punti e poi il gioco. Però io sono un amante del bel gioco e quindi speriamo che in poco tempo riusciamo a darci un'organizzazione sia nella fase di possesso che di non possesso palla abbastanza interessante. E sicuramente, sì, sicuramente quando si lavora dopo una vittoria, soprattutto dopo che tanto tempo che non avviene, magari l'ambiente, ma non per quanto mi riguarda, che comunque anch'io sono molto felice che siamo riusciti tutti insieme a regalare questo risultato. Quindi i ragazzi erano molto più sereni, logicamente si è potuto lavorare con più partecipazione, con più serenità, con più volontà e soprattutto abbiamo lavorato cercando di rendere importante e impresso nella nostra testa il principio della consapevolezza, che noi dobbiamo essere consapevoli che siamo una buona squadra e non dobbiamo pensare agli avversari, ma dobbiamo pensare a noi stessi e a quelle che sono le nostre caratteristiche. Vincendo questo aiuta di molto, certo. Non credo che ci sia un grande turnover, perché comunque abbiamo avuto possibilità di recuperare e quindi i ragazzi stanno veramente bene e si sono resi tutti disponibili, quindi in pochi giorni devo proprio ringraziare questo gruppo, quindi credo che stiano bene e quindi vediamo adesso domenica, poi tutte le analisi, quello che succederà, insomma, si vedrà domenica dopo la partita, nessuno può dirla adesso. Speriamo di fare bene, anzi sono fiducioso che faremo bene e devo dire che non ho mai visto una squadra, un gruppo di calciatori che si applica e è così disponibile. Questo deve far contenti prima di tutto voi e la città e poi me come tecnico. A me serve che tutto quello che facciamo, sia in gara, domani giocheremo con GPS metabolici in gara, sia in allenamento, venga pesato. Questo non vuol dire che prima andava fatto bene o male. Io voglio che tutto quello che facciamo venga pesato da un punto di vista condizionale. Quindi non c'è bene o male. Questo è il mio pensiero e non è verità assoluta, tutt'altro perché ci mancherebbe altro. È quello che penso io, che sono un allenatore e voglio che venga fatto così. Tutto qui. E la società è stata molto, molto brava e disponibile nell'accettare questa figura.